Sì, oggi abbiamo deciso di portare solidarietà a chi domenica ha subito l'aggressione da parte di Casa Pound, anche qua a Milano, con un presidio che è concentrato in piazza San Babile, che poi si è mosso con un corteo fino qua a piazza Fontana, anche per il senso che ha questa piazza, memoria storica. Un'aggressione quella di sabato, di domenica pomeriggio a Cremona, ai danni degli esponenti del Dordoni, dello spazio Dordoni, che non è la prima, anzi purtroppo sono tanti i casi in cui esponenti di Casa Pound o comunque dell'estrema destra hanno fatto aggressioni sia a chi tutti i giorni lotta, ma anche a migranti come Modo e Mor. Nel 2008, sempre durante un derby, Pergo Crema Cremonese, mi è successa una cosa simile, nel senso che stavo tornando alla macchina e purtroppo dei tifosi sempre della mia squadra, della Cremonese, pensando che fossi uno dell'altra squadra, mi hanno menato pesantemente, in 30 contro 1, sempre uguale, però vabbè, mi sono difeso, mi sono rialzato. La cosa grave è che purtroppo il dispositivo di sicurezza messo in atto da parte della questura di Cremona già nel 2008 non aveva funzionato e quindi e anche la mia denuncia è finita in nulla. E si è voluto domenica scorsa rifare il solito discorso che la stampa mediamente fa, cioè si è voluto far passare questa aggressione fascista come una rissa da bar, come una rissa da stadio, e invece questa è una matrice politica, cioè è proprio quello che Casa Pound, Lealtazione, Forza Nuova da diversi anni a questa parte stanno conquistando spazi che tra le altre cose riescono anche a ottenere da parte delle istituzioni, Regione Lombardia, la provincia di Milano stessa, per quanto ci riguarda ovviamente, ha dato sempre più spazi ai fascisti. Questi se li stanno prendendo, se li difendono sia tra virgolette istituzionalmente con coperture da parte di Lega. Casa Pound il 18 ottobre scorso ha marciato qui a Milano insieme alla Lega, e hanno le coperture politiche dei Fratelli d'Italia, e queste coperture ovviamente gli permettono di poter fare certe cose, e anche dal punto di vista di quello che è la violenza di strada si stanno allargando parecchio. E noi chiediamo ormai da tempo che questi gruppi vengano messi veramente fuori legge, cioè Casa Pound non è la prima volta che si fa che fa azioni di questo tipo. Basta ricordare quell'esponente di Casa Pound a Firenze nel 2011 che ha ucciso i due senegalesi al mercato di Firenze. A Milano ricordiamo Alberto Brasili, che è stato ucciso il 25 maggio del 1975. Lui fu ucciso perché passava con la sua ragazza qui in San Babila e un gruppo di 4-5 neofascisti pieni di cocaina, ma solamente per il fatto che questo era vestito in un certo modo, lo hanno aggredito e l'hanno accoltellato a morte. Sì, anche questa mobilitazione chiaramente in solidarietà ad Emilio e a chi ha subito questa aggressione. Rilanciamo l'appuntamento per sabato 24 alle ore 13:30 in stazione per raggiungere la manifestazione nazionale antifascista e antirazzista che ci sarà a Cremona, per chiedere l'immediata chiusura di Casa Pound e anche della Lega Nord, che sono i loro nuovi alleati in quella che sarà la prossima campagna elettorale. Casa Pound, chiudere! Casa Pound, chiudere!